Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xiudea e oggi ragazzi ho un sacco di leaks per voi, di informazioni, di aggiornamenti, di novità riguardanti ovviamente il nostro Fortnite. Parleremo ragazzi di alcune cose che direttamente la Epic Games ha fatto ascoltando la community, quindi noi giocatori su Reddit. Parleremo dell'arrivo di una vecchia conoscenza di Fortnite e vedremo ragazzi molte altre curiosità che ben presto saranno presenti nel nostro gioco, tra cui anche la nuova trappola. Quindi ragazzi, mi raccomando, se vi interessano, se vi piacciono tutte le news di guardanti Fortnite, mi raccomando, iscrivetevi al canale con un bel like e attivate ovviamente la campanella, ragazzi. Ma prima di andare avanti, vi faccio la mia domanda, dove voglio sapere la vostra risposta, ragazzi. Molto, molto semplice. Scegliereste la Deagle o la nuova 6 colpi? Scrivetemelo qua nei commenti, ragazzi, e fatemelo sapere. Però, prima di iniziare di andare dentro, devo fare una cosa. Sono qua in lobby che devo fare una cosa. La faccio, ragazzi. Sbrang! Mi sono comprato il mietitore, me lo sono comprato. Quanti di voi hanno comprato il mietitore, ragazzi? Forza, fatemelo sapere anche questo. Allora. Intanto, ragazzi, poi la proveremo bene in game. Il mietitore, ovviamente, è stato dato un replay danneggiato. Non ci interessa nulla, ragazzi. Andiamo subito a parlare della prima cosa interessantissima riguardante il nostro Fortnite. Ed è proprio PAM! Quello che vi dicevo poco fa, ragazzi. Quindi, l'ascolto da parte di Epic Games della community dei giocatori di Fortnite. Che cosa sono questi dati? Questi, ragazzi, sono i dati relativi alla diminuzione dello spawn dei mostri nel Battle Royale, ragazzi, perché diciamoci la verità, era veramente molto fastidioso l'enorme numero di mostri che venivano generati nella modalità incubo dalle rocce, quelle appunto dedicate. E visto che la community, ragazzi, si è lamentata veramente tanto del numero di mostri eccessivo, questo, ragazzi, queste sono le varie fasi che prendono la pietra che genera i mostri, e come vedete, a parte la prima fase che è invariata, dalla seconda fino praticamente alla sesta, fino alla nona, scusate, i mostri vengono diminuiti. Quindi grazie ovviamente a Epic Games per averci ascoltato. Dovrebbe essere molto più easy adesso giocare anche nella modalità incubo, diciamo che non ci daranno più così tanto fastidio e per fortuna potremmo giocarcela un pochettino meglio. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di una cosa interessantissima che riguarda proprio il nostro bel cubazzo, ragazzi. Lo sappiamo tutti, non ci dilunghiamo troppo. Praticamente sono apparse delle crepe nel cubo. Quindi, come vi avevo già fatto vedere in un altro mio video, praticamente il cubo è diviso in fasi, quindi ci saranno 6 fasi che termineranno, come abbiamo già visto, con l'apertura del cubo. E ragazzi, la domanda è molto semplice: che cacchio c'è dentro il cubo? Nel senso, cioè, GG, si apre il cubo, ma c'è qualcosa dentro? Allora ragazzi, ci sono delle teorie davvero interessantissime che stanno girando proprio in questi giorni su Reddit, sui vari forum, sulle community, sulla community appunto dei giocatori di Fortnite. Si parla, ragazzi, di un possibile ritorno di Thanos. Per chi giocava nella Season 4 ricorderà sicuramente la modalità a tempo limitato che fu introdotta, che si chiamava Guanto dell'Infinito, che a parer mio era una modalità divertentissima. Praticamente, ragazzi, molto velocemente, c'era lo spawn iniziale come è normale che sia, ma dopo un po' veniva meteorizzato, quindi c'era velocissimo un guanto, che è quello di Thanos degli Avengers, che cadeva in un punto preciso della mappa e il primo che lo prendeva diventava appunto
Thanos e aveva delle abilità esagerate, saltava altissimo, sparava il laser dagli occhi e tirava delle cartelle che neanche Bud Spencer ce le faceva ricordare. Perché c'è la possibilità che ritorni Thanos? Perché ragazzi, guardate un po' cosa è stato trovato nei file di gioco. È stato trovato, ragazzi, il logo del laser beam, dovrebbe chiamarsi, quindi il laser, come lo chiamiamo noi, di Thanos. E la domanda è: dove torna Thanos? Allora, o esce dal cubo Thanos, ma è un po' forzata come cosa, secondo me no. C'è chi dice invece che potrebbe tornare nella modalità parco giochi in un nuovo sottogioco, in un nuovo minigame che vedrà uno contro uno entrambi nei panni di Thanos. Ovviamente ragazzi, staremo a vedere se ci abbiamo azzeccato o se invece erano semplicemente delle dicerie. Quindi ragazzi, proseguiamo, andiamo avanti e vediamo qualcos'altro di interessantissimo, ragazzi. Il nuovo Scar Real, quindi esiste davvero questo oggetto, ragazzi, che lo produce la Nerf, che penso che sia appunto una casa produttrice estera di giocattoli, è dedicato proprio a Fortnite come gadget ufficiale, però in dimensioni reali. Se voi andate a cercare Nerf Scar Fortnite dovreste trovare su Google altre immagini che fanno vedere proprio le persone che imbracciano questo giocattolo. Quindi un pezzo da collezione sicuramente per ricordare questo successo enorme che Fortnite sta avendo a 360 gradi nel panorama mondiale e che molto probabilmente potrebbe essere anche un bel ricordo per quando succederà che magari Fortnite non andrà più così di moda. Io personalmente farò delle ricerche, se lo trovo un buon prezzo, quasi quasi un pensierino inoino ce lo faccio. Ma andiamo avanti ragazzi, parlando della nuova trappola che è stata trovata nei file di gioco. Ragazzi, ne ha parlato già qualcuno, si è trovato nelle sottocartelle dei file la New Oil Traps, quindi ragazzi la nuova trappola ad olio. La domanda è: come funziona questa trappola ad olio? Nel senso, mi viene in mente che parlando di olio e di trappole si potrebbe far scivolare l'avversario o scivolare noi stessi, ma allora che senso avrebbe che ci sia una trappola di ghiaccio? Quindi ragazzi, voglio chiedervi, secondo voi come sarà la nuova trappola ad olio? Fatemelo sapere qua sempre sotto nei commenti. Avete qualche idea? Io sono molto curioso, ragazzi, di sapere anche che cosa ne pensate voi, visto che il vostro parere conta tantissimo, ragazzi. E andiamo avanti con l'ultima informazione per quello che riguarda il video di oggi, ragazzi, che sono due nuove opzioni per il nostro parco giochi. Come vedete, anche qui recuperate sempre da alcuni leakers, sono state trovate le due nuove funzionalità che saranno la Respawn Location. In poche parole vuol dire che potenzialmente quando si viene uccisi potremo selezionare il punto di atterraggio, il punto di respawn. Quindi no, respawn è da dove appariremo, quindi vuol dire che cambieranno anche magari alcune funzionalità del parco giochi. Tra l'altro vi ricordo, se vi interessa sapere tutti e 15 i minigiochi che hanno inserito con la patch 6.2 nel parco giochi, vi invito ovviamente ad andare a vedere il mio video dedicato appunto a tutti i 15 minigiochi da fuori di testa che quelli della Epic hanno inserito. E la seconda nuova opzione, ragazzi, che io personalmente ancora non ho capito bene come potrebbe essere implementata, è il warm up time. Il warm up dovrebbe essere, mi viene in mente nelle corse, il giro di ricognizione, no? In poche parole, cioè il tempo di preparazione prima di dar via alla competizione vera e propria. Non so come potrebbe essere inserito questo warm up time nel nostro parco giochi, staremo ovviamente a vederlo. La patch nuova dovrebbe arrivare martedì indicativamente o alla peggio giovedì prossimo, quindi ragazzi siamo tutti qua ad aspettare queste nuove introduzioni che come al solito arricchiranno ancora di più il nostro Fortnite.
Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Noi ci vediamo presto, ciao!